Dal capo dello Stato, targa di rappresentanza al Salone delle Opportunità Orienta Sud, che ha compiuto 10 anni. È un regalo d'eccezione per questo compleanno alla kermesse dedicata all'orientamento universitario e al mondo del lavoro. Orienta Sud vuole aiutare i ragazzi a individuare le proprie passioni e competenze, dice Mariano Berriola, presidente Orienta Sud. Partendo da questa consapevolezza, ognuno può fare la scelta più giusta ed emergere. Occorre, specie nel meridione, nel sud, avere grande attenzione verso i ragazzi giovanissimi che rappresentano il nostro futuro. E allora Orienta Sud organizza questa kermesse che ormai è giunta al 10º anno per cercare di aiutarli in concreto attraverso attività di orientamento, di colloqui individuali. Quindi la grande opportunità di venire in un luogo e parlare con persone esperti che ti possono dare una mano. Ecco di cosa si è trattato. 3 giorni dedicati agli studenti delle scuole superiori e non solo. Colloqui individuali, un team di esperti con cui confrontarsi, esponenti del mondo universitario, istituzionale e professionale sono stati a disposizione di tutti i giovani. La manifestazione è stata segnata da un confronto serrato sul ruolo dell'orientamento e della formazione nella pianificazione dei progetti di vita dei ragazzi. Spesso la struttura familiare non riesce a orientarli, non riesce a dare quei consigli giusti per costruire poi una carriera adeguata. Quindi Orienta Sud vuole essere proprio questo, il senso di una struttura indipendente che cerca di aiutare i giovani del Sud, i giovani di Napoli, a trovare un corso, un'accademia, una università, una università straniera, un'azienda, che possa metterli sulla buona strada e che possa cercare di realizzare al meglio i sogni che i napoletani forse un po' hanno perduto. Nei prossimi 10 anni, dice Berriola, crescerà la percentuale di lavori che richiedono un'alta qualificazione. Sarà soprattutto il comparto dei servizi a offrire le maggiori opportunità di impiego, dalla distribuzione al turismo. Per questo, continua Berriola, è importante avvalersi di un valido strumento di orientamento che indichi le occasioni, ma allo stesso tempo aiuti i ragazzi ad assumere consapevolezza di sé. Da Orienta Sud consigliano ai giovani visitatori di assecondare le scelte dettate dalla passione, ma senza perdere d'occhio l'innovazione. Studiare conviene ed è doveroso, quindi senza una formazione adeguata, senza competenze, senza anche un'autodisciplina, non occuperemo tutti quei posti di elevata qualificazione che tutti gli organismi internazionali vedono per il futuro fatto di meno agricoltura, di meno industria, di più servizi e per i quali sarà richiesta una elevatissima competenza. Per Luigi Bobbio, capo di gabinetto del Ministero della Gioventù, Giovani e Lavoro, soprattutto nel Mezzogiorno, sono temi di rilevanza nazionale. Per questo vede la necessità di impegnarsi per assicurare a questi ragazzi il diritto all'educazione e all'istruzione, per garantire loro un futuro fatto di opportunità. Ma ammette anche che c'è bisogno di ristabilire il legame tra meritocrazia e democrazia. Una formazione come strumento per l'affermazione del merito e a sua volta il merito come via maestra per raggiungere uno sbocco lavorativo che sia confacente appunto alla formazione che si è riusciti a conseguire. È un percorso che si deve riaffermare ed è un percorso che deve essere, come indicato ai giovani in maniera estremamente decisa da parte delle istituzioni in generale. Bisogna che i giovani sappiano e si convincano in maniera sempre più larga e sempre più diffusa e più profonda che il più grande strumento di democrazia, la più grande via, la via maestra della democrazia è rappresentata dal merito. E quindi la formazione è il percorso attraverso il quale chi merita può raggiungere i propri obiettivi. Parla di una vera e propria necessità di formazione continua Anna Grimaldi dell'ISFOL. Oggi è fondamentale essere pronti a riprogettarsi. I ragazzi hanno scarsa consapevolezza, dice la Grimaldi, delle proprie capacità, ma trovano utili gli strumenti offerti dagli incontri di orientamento. Quello che noi facciamo come ISFOL sono prevalentemente delle ricerche, nella speranza appunto di sollecitare poi quelli che sono gli organi istituzionali a investire sulle politiche di orientamento. E nella convinzione che ovviamente, soprattutto in questi periodi, che sono sicuramente dei periodi difficili dal punto di vista della scelta lavorativa, ma anche dal punto di vista della scelta formativa,
sia indispensabile una politica, la politica di orientamento, quindi un orientamento mirato, fatto con professionalità degne di questo nome, in Italia ne abbiamo molti esempi, possono sostenere il giovane nel proprio percorso. La rassegna si è confermata come uno strumento realmente efficace in tema di formazione e lavoro, un ponte per collegare in realtà molto spesso troppo distanti. Bisogna uscire da un concetto di logica quasi diciamo assistenziale, no? Come, e quindi dare suggerimenti o consigli, per passare invece a una logica preventiva educativa. Il successo ha permesso alla rassegna di arricchirsi di edizione in edizione e di mantenere lo sguardo proiettato al futuro. Ecco cosa ne pensa uno dei tanti ragazzi che hanno partecipato all'evento. Noi cerchiamo di capire quello che sarà il nostro indirizzo una volta finite le scuole superiori e quindi di risolvere tutti i dubbi che abbiamo in questo momento, perché comunque la televisione, queste cose ci bombardano con tutte le varie facoltà, e allora noi cerchiamo un po' di risposte qui. Io frequento la ragioneria, quindi sicuramente rimango in quest'ambito, quindi materie umanistiche, medicina, no. C'è soltanto da scegliere quali di queste materie preferire, scienze politiche, economia e commercio, le più varie. Questa manifestazione ha tenuto insieme diversi livelli all'insegna del confronto, il mondo della scuola, il mondo dell'università e le istituzioni. Tiene insieme diversi livelli, non ultimo anche quello istituzionale. Oggi la conferenza che stiamo appena facendo mette insieme un'anima istituzionale per la presenza di assessori e comunque cariche istituzionali, un'anima tecnica culturale come la presenza mia in qualità appunto in rappresentanza dell'ISFOL e una presenza molto operativa che sono la scuola, sono i ragazzi, sono i docenti, quindi secondo me questa manifestazione riesce a tenere insieme più anime. L'orientamento è un passaggio importante nella scelta dell'università o del corso giusto dopo la scuola. Il Sud è maglia nera, infatti, per quanto riguarda la dispersione universitaria. Secondo una classifica pubblicata dal Sole 24 Ore, negli Atenei meridionali la dispersione riguarda più di un quarto delle matricole. Nella graduatoria degli Atenei Lecce è infatti seguita da Napoli Partenope con il 31,7% e Messina con il 30,7%. Noi possiamo dare degli strumenti ed è questo il nostro obiettivo, cercare di dare ai ragazzi gli strumenti perché poi possano scegliere, possono compiere una scelta in autonomia. Quindi l'obiettivo di Orienta Sud è fornire strumenti perché poi i ragazzi possano in autonomia scegliere un corso, una facoltà, un'università o un percorso anche alternativo all'università. Quindi la funzione nostra non è quella di fare marketing come fanno ovviamente le università che devono acquisire iscritti. Orienta Sud è disinteressata all'iscrizione dello studente questa piuttosto che a quell'altra università. Orienta Sud è interessata ad una scelta di qualità del ragazzo e questo lo può fare soltanto ovviamente una struttura indipendente quale è da tanti anni Orienta Sud. Un'amministrazione come questa ha una forte valenza, questo non a caso abbiamo deciso di essere presenti con uno stand, perché rappresenta un passaggio importante appunto in questo percorso di orientamento che è il percorso della formazione. E qui i giovani, come in altre occasioni, possono scegliere, possono cominciare a capire in che direzione li porta il loro talento e quindi possono cominciare a percorrere la strada del merito.